E infatti spesso e volentieri ho collaborato con altri artisti al quale ritenevo che fosse più idoneo un pezzo mio, lo do in permuta, diciamo, lo do in prestito. Sì, capita spesso a volte di scrivere dei pezzi che però non ritieni giusti per le tue corde, o che magari ti fanno mandare dei pezzi che magari sono, pensi che ci sia qualcosa di buono, ma lo devi rifare tu. Per esempio c'è un pezzo che si chiama I Can Hold You All The Time, in inglese, la versione italiana si chiama Forever, che era stato scritto da un mio caro amico Ottavio Liguori, che mi diede questa versione. Io sentivo che il pezzo era molto mio, però ho avuto bisogno di riarrangiarlo, di renderlo più mio, di rendere qualcosa di mio. Sì, capita spesso, e poi è bello collaborare. Tony, ricordaci dove possiamo venirti a vedere. Allora, la base centrale è il mio sito internet, www.toniamodio.com, Tony con la Y.com, il fan club invece ufficiale è toniamodiofansclub.com. Da lì troverete tutte le news. Il disco esce, diciamo, il 30 dicembre e da lì, insomma, inizierà un po' di programmazione radiofonica in Italia e anche all'estero. E nel frattempo io, tra l'altro, sono ancora iscritto all'università a Roma, al DAMS, sto per laurearmi, quindi mancano pochi esami. Farò questi ultimi esami tra gennaio e febbraio, mentre farò un'ospitata dell'arte in radio. Sì, e poi a marzo dovrebbe partire. Benissimo di impegni. Sì, a marzo poi dovrebbe partire questo tour promozionale in America. Perfetto. Che porterà un po' in giro in America, insomma, in tutti i posti dove tocca il disco. Il disco tocca l'America, il Giappone, parte dell'Europa. Quindi anche in Giappone andrai. Il disco anche in Giappone, sì. Bene, vediamo. I giapponesi amano tanto la musica italiana, la melodia italiana è molto simile alla melodia giapponese. Quindi speriamo bene. Va bene, Tony, adesso voglio vederti subito cantare, insomma, se ci regali qualche. Sì, volentieri, ho portato la chitarra apposta. Perfetto. Sì. Faccio sentire questo pezzo, si chiama, come ho detto prima, Dentro i tuoi occhi, che è la versione italiana, la versione spagnola invece si chiama Dentro dei tuoi ojos. Come sarò in Italia, faccio sentire la versione italiana così capite tutti cosa voglio dire, magari vi rispecchiate. Grazie Tony per esserci venuto a trovare, appena hai qualche novità ritorna subito perché saremo lieti di ospitarti, e noi invece ci rivediamo alla prossima inondazione. Grazie e buonasera a tutti. Ciao, buona serata.
Thank you.